Giorno 26 aprile 2022. Sto studiando tutti i paesi appartenenti alla costiera dei Czech. Ecco là in alto, bel paese, Mello. Poi vedo di fronte a me il castello di Domofolo, dove sono stato diverse volte. Ecco, tra poco arrivo alla fermata di Cosio Traona. Guardate, non proseguo il viaggio in treno, perché c'è brutto tempo dalla Valtellina Alta. Ecco la fermata. Siamo in arrivo a Cosio Traona. Bello, non c'è nessuno. Non c'è nessuno in questo treno. Scendo qua e vi faccio vedere la stazione di Cosio Traona. Sono io, Aldo. Ecco, sono arrivato alla stazione di Cosio Traona. Benissimo, oggi mi sono fermato prima e non mi sono inoltrato nella Valtellina dopo Sondrio per il fatto che ci sono i temporali, e devo dire che questa stazione mi piace in quanto è comodo, il paese, supermercato e tutto. Eccolo là, Cosio Traona. Ma quello che a me interessa è studiare il motivo, il perché si chiama costiera di Czech. Adesso ve lo dico, intanto il treno se ne va e appare in me una bella visione della costiera, come ho detto prima. Eccolo là di fronte, poi vorrei andare anche a Traona, ma il tempo è possibile, ci sono le nuvole basse, la neve è andata via. Cos'è l'annuncio? E questa stazione mi sono affezionato da parecchio tempo. Intanto saluto tutti gli amici della Valtellina, anche un signore che forse abita vicino alla stazione di Talamona. Bella quella stazione lì, mi piacciono le stazioni a due binario, e binario 1 le preferisco. Guardatela, Mello, sono stato su a piedi, veramente una bella passeggiata, e devo dire che la Valtellina Bassa per me è molto comoda, per il fatto che si può raggiungere questa località comodamente in treno. Sì, perché il treno per me è la seconda casa. Perché si chiama Costiera di Czech? E perché dice che vorrebbe dire cieco. All'epoca passata, poi su internet vedete la data, anche se la so a memoria, cercavano di portare il cristianesimo in questo periodo, di un periodo dove la gente non ascoltava nessuno, c'era un'altra religione, e allora l'hanno chiamata cieco. Appunto perché nell'avanguardia, nel periodo in cui si portava una certa religione, non l'accettavano, e da qui è nata la costiera di Czech, appunto, che sto studiando tutti questi bei paesi, partendo da Dubino, Cecino, Cercino, Ceno, poi al di là di Mello, Cecevo, e quasi quasi li sto studiando. Però mi è piaciuto anche ieri Talamona. Vi saluto, adesso vado a Cosio a vedere se trovo a Cosio un mini appartamento in affitto economico. E intanto, youtubisti, sono nel cielo più bello della Lombardia, della Valtellina.